Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. Una giornata per alimentare la coscienza collettiva dell'identità nazionale. Oggi celebrazione del giorno dell'unità nazionale e della giornata delle forze armate nel Parco Emanuela Loi di Via Montello a Sassari. La cerimonia ha avuto luogo davanti alle massime autorità regionali e cittadine, tra cui il prefetto di Sassari Maria Luisa D'Alessandro, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il primo cittadino Nanni Campus e il comandante della Brigata Sassari, generale Andrea Di Stasio. Un picchetto d'onore interforze insieme alle associazioni combattentistiche d'arma, dei gonfaloni della città e della Corale Canapa hanno presenziato la deposizione delle corone in onore dei caduti davanti al monumento delle vittime di tutte le guerre. Il prefetto D'Alessandro ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha espresso riconoscenza per conto di tutto il Paese alle Forze Armate per il contributo fornito alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale. Nelle parole di Mattarella non è mancato il richiamo ai sacrifici compiuti dal popolo italiano, dal risorgimento alla prima guerra mondiale per conquistare il senso di un'unità nazionale condivisa. Sono stati letti anche il messaggio del ministro della difesa Guerini, il bollettino della vittoria e della motivazione della medaglia d'oro al milito ignoto. Gli studenti della corale studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, hanno eseguito l'inno della brigata Dimonios. Sequestrata nei giorni scorsi dagli agenti della polizia in Agro di Alghero, in località Nuraghe Maiore, una piantagione di canapa. Il personale della squadra mobile sezione antidroga, in seguito a una segnalazione, ha constatato che la coltivazione era di un algherese che ha riferito alle forze dell'ordine che la varietà della canapa coltivata era legale e che aveva depositato regolare dichiarazione al commissariato della città catalana di semina di 1000 piante di canapa sativa. I successivi controlli hanno però consentito di trovare 185 piante ancora sul terreno, altre 50 in essiccazione appoggiate alla recinzione, ma le restanti erano già state estirpate. L'uomo non ha fornito sufficienti giustificazioni su come aveva smaltito le piante mancanti, mentre ha riferito che quelle ancora in produzione erano destinate al mercato al dettaglio nei negozi autorizzati, in cui si vende la marijuana a basso tenore di THC. Non essendo consentita la coltivazione per la successiva vendita delle infiorescenze, che non era chiara la coltivazione industriale, che il fine ultimo della coltivazione non era tra quelli consentiti dalla legge, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della coltivazione e la segnalazione in stato di libertà dell'uomo per il reato di coltivazione illegale. In leggero miglioramento la situazione meteo sul nord-ovest dell'isola, dove continua a spirare un sostenuto vento da nord-ovest. Le piogge ritorneranno da domani e persisteranno per tutta la settimana, ma con meno intensità rispetto ai giorni scorsi. La giornata peggiore è stata quella di ieri, che ha impegnato i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine, con continui interventi per tetti scoperchiati, come nella zona industriale dove una tettoia è crollata a terra in via Predaniedda, o i numerosi alberi letteralmente spezzati dalle raffiche in diverse parti della città, in particolare in viale Umberto, dove si è resa necessaria l'opera della squadra della protezione civile della Misericordia. Altri alberi sono crollati a Olmedo e ad Alghero, producendo danni alle autovetture in sosta. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sempre nella giornata di ieri, a causa del mare Forza 9, sono saltati alcuni collegamenti, mentre altre navi sono state costrette ad ormeggiare nel porto industriale, creando non pochi problemi ai passeggeri, che hanno dovuto attendere il passaggio in autobus per raggiungere le loro macchine, mentre un violento acquazzone si abbatteva sulla cittadina turritana e su tutto il nord-ovest dell'isola. Nei prossimi giorni, oltre alle piogge, ci sarà un calo delle temperature che si attesteranno sui normali valori autunnali. Dal 1939 ad oggi, 80 anni di bellezza nel segno della fede. La Basilica del Sacro Cuore ha festeggiato la scorsa settimana l'80° anniversario della sua fondazione nel quartiere Rosello. Due gli eventi connessi alla ricorrenza. Il primo, tenutosi nell'Aula Magna dell'Università, è stato un convegno dedicato a Costantino Spada, l'artista autore degli affreschi della parrocchia. L'altro, il pontificale giubilare, celebrato dall'arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba, alla presenza del cardinale Angelo Becci.
il rettore Massimo Carpinelli ha introdotto i lavori alla presenza delle massime autorità cittadine, ricordando la figura conviviale del pittore, sempre a contatto con la gente, mai dei salotti. La relazione della storica dell'arte Alma Casula, dal titolo Costantino Spada e il Sacro, si è concentrata sulla carriera dell'artista, dall'apprendistato con Giovanni Puglia all'incontro con Filippo Figari, mettendone soprattutto in luce il tratto pittorico dai toni popolari, capace di tradurre il profondo sentimento religioso che l'animava. L'esecuzione di Deo ti salve te Maria della cantante Maria Giovanna Cherchi ha chiuso il convegno. Nella tarda serata di giovedì il pontificale giubilare, celebrato dall'arcivescovo Saba, proprio nella basilica nata 80 anni fa per volontà dell'allora arcivescovo Arcangelo Mazzotti e a ridosso della costruzione del Ponte Rosello, due raccordi spirituale e morale che hanno contribuito a collegare la periferia con il centro della città. Una moratoria di 3 anni per la pesca del riccio di mare nelle acque della Sardegna è quanto richiesto da una petizione online per iniziativa dell'ambientalista Stefano De Liperi del gruppo di intervento giuridico, che ha già raccolto circa 1400 firme. È iniziata infatti tra le polemiche la stagione della pesca del prezioso oro rosso. La moratoria si legge nella petizione su change.org per permettere la realizzazione di un adeguato monitoraggio scientifico per verificare quali siano i quantitativi di raccolta effettivamente sostenibili, nonché l'individuazione di zone di divieto di pesca permanente per la salvaguardia della specie. Stando infatti ai quantitativi consentiti per legge, si spiega ancora nel testo della petizione, ogni pescatore professionale può raccogliere fino a 2000 ricci di mare al giorno. Ai soli 182 pescatori professionali subacquei sarebbe quindi consentito raccogliere ben 364.000 ricci al giorno, cioè 2.184.000 ricci alla settimana, più di 8.730.000 al mese, quasi 50 milioni nell'intera stagione di pesca. A questi numeri occorre sommare quelli derivanti dalla pesca professionale marittima, della pesca sportiva ricreativa e quelli completamente incontrollabili derivanti dalla pesca abusiva. La petizione indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali chiede l'adozione di provvedimenti per il sostegno ai pescatori professionali del settore per il periodo della moratoria della pesca, anche con il contributo dei fondi comunitari in materia. La petizione, lanciata il 1 novembre alla partenza ufficiale della pesca, si unisce ad altre iniziative a tutela del riccio di mare, come quella di Quieti, con l'hashtag i ricci mi piacciono in mare, ma anche la politica si mobilita e ad Alghero oggi la stessa giunta comunale ha organizzato iniziative a tutela del Bogamarì. Il brutto tempo non ha fermato l'atteso evento di storytelling teatrale su Morto Morto, il nostro Halloween, organizzato dalle associazioni TUS Italia e Il Corso, è andato in scena ed è stato un successo. Il pubblico, ormai affezionato a questa manifestazione, giunta alla quarta edizione, ha affollato il corso e la galleria Quattro Colonne. Circa 100 persone hanno lavorato insieme al progetto di TUS Italia all'interno di una rete solidale sostenuta dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna e formata da istituzioni, artisti, operatori culturali e negozianti. Tutta la scaletta è stata rispettata, vetrine infestate, musica, effetti scenici, corteo di figuranti, performance. Nel primo pomeriggio a Palazzo di Città il Comitato Centro Storico ha illustrato su Morto Morto in Sardegna. Alle 18.30 il corteo di figuranti e performer ha raggiunto la Galleria Quattro Colonne, dove il pubblico ha potuto conoscere, grazie a una breve introduzione dello storico Alessandro Ponzeletti, curiosità sulla tradizione sarda legata al culto dei defunti. La galleria ha ospitato esibizioni e performance, uno spazio di trucco curato da Cristina Mannazzu, mentre il DJ set ha fatto ballare grandi e piccini. Ad affascinare il pubblico, costumi e trucchi di scena realizzati da Fabio Loi e Giovanna Maria Boscani, per gli attori zombie Gio Maria Carboni e Valentina Solinas. In scena anche allievi del laboratorio Racconti Erranti, Factory, Iole Scarduzio, la Dama Nera, Laura Mulas, Maria Sofia e Valentina Figonis, posa zombie. Lunghi applausi per la performance teatrale degli allievi della Scuola di Teatro di Daniela Cossiga Antonella Masia e per l'esibizione dell'Olec Vocal Ensemble diretto da Barbara Agnello. Grazie alla collaborazione con l'Associazione Sandala e Roberto Puzzu e Giovanni Cocco, il pubblico ha potuto assaporare durante la serata panini gourmet e dolci tipici sardi della tradizione di Ogni Santi, accompagnati dalla gustosa birra agricola Staffa, un progetto che vede legate la Sardegna e la Germania. Thank you.
Punteggio tennistico per il Codaruina sul campo del Villier di Punti. 6 le reti segnate dal Valle Doria nel campionato di terza categoria con una squadra composta per 9 undicesimi da giocatori africani reclutati dal centro d'accoglienza del paese. 3 i gol realizzati nella prima frazione e 3 nella seconda. Salia Kaba e doppietta di Bassiro dopo i primi 45 minuti, mentre 2 reti di Mustafa e ancora Bassiro al ritorno dopo l'intervallo sigillano il risultato sul 6-0. Pressing alto e grande aggressività per il Codaruina, rivitalizzato dalla cura Gianni Marras, un mister con le idee chiare e che ha saputo comunicare schemi efficaci. I suoi calciatori hanno schiacciato gli avversari nella propria metà campo, penalizzati da una giornata particolarmente sfortunata. Al Villier di Punti non resta che rifarsi sabato 9 novembre con il prossimo match.